Salve a tutti. Con il video di oggi inizierò una nuova serie dedicata ai giochi open source. Il gioco che recensirò oggi, che conosco da anni, si chiama Red Eclipse. Red Eclipse è uno dei tanti FPS arena il cui codice sorgente è libero. In questo gioco gli obiettivi sono quelli di tutti gli sparatutto. Ammazzare più avversari, sconfiggere l'altra squadra, rubare le bandiere, ma con una miriade di varianti garantite dai mottatori che vedete ora a schermo. Utilizzando i mottatori infatti potrete variare molto il gameplay in una partita. Potrete fra le altre cose ad esempio giocare con 4 squadre, sfidarvi a duelli uno contro uno, guadagnare punti vita colpendo gli avversari, usare jetpack o cambiare le dimensioni del vostro personaggio in funzione dei vostri punti vita. Queste sono solo alcune delle miriadi di possibilità, utilizzabili anche in combinazione. Esistono anche in questo gioco una modalità chiamata palla bomba, dove l'obiettivo è fare gol lanciando una bomba nella base avversaria e una modalità creativa. Se avete capito bene, potrete facilmente disegnare da voi le vostre mappe di gioco, anche cooperativa. Volendo questa modalità può essere usata anche come sandbox stile Minecraft. Farò magari poi un altro video su come usare il potente editor del motore di gioco, il Cube 2. Questo gioco è infatti una mod total conversion del gioco Cube 2 Sauer Battren. Un altro famoso titolo open source. È infatti in grado di girare anche con le mappe di quest'ultimo gioco. Per i motivi che vi ho citato, le arene disponibili in cui giocare sono tantissime. All'inizio di ogni partita la scelta di arena, modalità di gioco e mottatori è messa ai voti. L'opzione con più voti sarà quella scelta. In questa partita sto giocando un deathmatch tutti contro tutti e col modificatore vampiro che fa recuperare punti vita colpendo gli avversari. Come potete vedere la grafica non è certo il top, anche per un gioco uscito nel 2011. Ma i vantaggi rispetto alla concorrenza, anche commerciale, lo rendono secondo me un titolo estremamente appetibile. Innanzitutto il gioco è completamente gratis. Lo potrete infatti scaricare liberamente dal sito ufficiale che trovate in descrizione. Attenzione! Open source non è sinonimo di gratuito, al contrario di quello che molti pensano. Un programma open infatti può avere il codice sorgente aperto, ma non la versione compilata. Un esempio di programma di questo tipo è Cedega. L'emulatore di Windows sviluppato anche da Google a partire dal progetto Dwin. Oppure un programma può essere solo in parte open, come ad esempio lo sono Android, il sistema operativo per cellulari, e il Mac. È il tipo di licenza con cui è rilasciato il programma a dare più o meno libertà d'uso allo stesso. Mentre il software proprietario infatti fa i soldi spesso vendendo, anche a caro prezzo, le versioni compilate dei programmi, i famosi .exe o i DVD dei giochi che comprate al GameStop per intenderci, il software open invece campa con le donazioni, con l'assistenza tecnica specializzata e con il lavoro dei volontari. Molti progetti infatti sono sviluppati per hobby o anche come tesi universitarie, come era stato per Linux alle sue origini. Ma il bello dei giochi open è soprattutto secondo me la totale assenza di cheater e di shopper. Qui infatti non esistono né l'odiato concetto di free to play, né tantomeno i bimbi minchia rompicazzo. Queste comunità di giocatori sono infatti estremamente mature e i furbi vengono bannati subito non appena iniziano a rompere le scatole. Altro indubbio vantaggio è la pressoché assenza di bug. Essendo infatti il codice sorgente del programma visionabile da chiunque, tendenzialmente eventuali problemi e anche falle di sicurezza vengono fixate anche poche ore dopo che sono state scoperte. Questo non significa che il software open sia esente da bug. Falle gravi sono rimaste purtroppo aperte anche per anni, come ad esempio il bug Heartbleed. Ma tendenzialmente i bug sono di meno rispetto a quelli presenti nel software proprietario. Essendo a questo mondo di più le persone oneste rispetto a quelle disoneste, infatti appena qualcosa viene anche solo minimamente notato viene subito fixato. Cosa che non sempre avviene col software proprietario, dove ci vuole una lunga trafila per comunicare un bug alla casa produttrice e dove si rischia anche penalmente nel farlo. L'hacking infatti sul software open è incoraggiato, al contrario di quanto avviene nel software a sorgente chiuso. Attenzione! L'hacking non è il cracking.
Il cracking è infatti sfruttare le falle dei software per compiere atti illeciti, mentre l'hacking al solo fine di studiare il funzionamento di un programma e non è illecito. Purtroppo i media fanno sempre confusione su questi due concetti. Tornando a Red Eclipse, in gioco esiste una serie di armi non ampissima, ma che copre le principali tipologie di arma da fuoco. Di base ogni giocatore ha una pistola con un caricatore da 6 colpi, ma si possono portare fino a 2 armi per volta più gli esplosivi, di solito scelte ad inizio partita. Le altre armi disponibili includono la mitraglietta, il fucile di precisione, il lanciafiamme, la spada, la pistola al plasma, lo shotgun, il lanciarazzi, le granate e le mine. Ogni arma ha sempre un fuoco secondario attivabile col tasto destro del mouse. Il fuoco secondario nel fucile di precisione è sostituito dal mirino, mentre lo shotgun è in grado di lanciare granate che colpiscono frontalmente al punto di impatto con la stessa efficacia di una fucilata. In definitiva, questo gioco è sì un FPS arena, ma ha anche delle caratteristiche che lo rendono giocabile praticamente da tutti. Infatti ha un mirino più grande dei titoli dello stesso genere, la rigenerazione automatica della vita, le munizioni infinite. Allo stesso tempo però ha un gameplay veloce e la possibilità di fare wall kick e parkour premendo il tasto Q di fronte ad una parete. Premendo Q inquadrando queste frontalmente infatti le colpirete con un calcio che vi farà ribaltare indietro, mentre guardando verso la cima delle pareti le scalerete. Potrete fare tutto ciò finché avrete energia, il cui livello è visionabile nella barra a sinistra, sopra quella della vita. L'energia vi consentirà anche di scattare in avanti per un istante più velocemente. Questo è un ottimo titolo per chi vuole approcciarsi al mondo degli FPS Arena. Ma voi vi chiederete, come ho scoperto questo gioco? Beh, forse i puristi del genere rabbrividiranno a sentire le mie parole, ma l'ho scoperto dopo aver giocato per molti anni a Volt Team. Sì. Avete capito bene. Quel gioco free to play pieno di shooter. In realtà all'inizio quel gioco non era così, era un normale FPS dove sì, c'erano i beep, ma il gameplay era comunque abbastanza bilanciato. Talmente bilanciato che io, con l'arma standard, facevo stragi di avversari. Poi però le cose sono cambiate, e la goccia che aveva fatto traboccare il vaso è stata la creazione di una modalità lupi ultra potenziati contro umani dove i lupi vincevano sempre. E non solo. Oltre ad essere sbilanciata, in questa modalità gli umani uccisi diventavano lupi. Quindi alla fine l'unico che perdeva la partita era lo stronzo che giocava meglio di tutti. E indovinate a chi toccava sempre questa parte? Dopo un po' ovviamente mi ero rotto il cazzo e, visto che all'epoca non avevo soldi per comprarmi dei giochi decenti, a malincuore cercai fra i titoli gratuiti, scoprendo i giochi open. In realtà mai fatta scelta più azzeccata. Anche se adesso lavoro e potrei volendo comprarmi l'ultimo COD, non credo abbandonerò tanto facilmente Red Eclipse. In breve tempo quindi mi appassionai al genere e scoprii Vega Strike. Da lì poi decisi di iniziare a tradurre questo gioco in italiano con qualche amico, e così nacque questo canale, che doveva solo ospitare alle origini il primo video che ho pubblicato tipo 4 anni fa a supporto di questo progetto. Video che ha fatto comunque e fa ancora parecchie visualizzazioni da tutto il mondo, più di quelli che sto girando ora. Il canale poi, con la morte del progetto, rimase inattivo per anni, finché non comprai Minecraft e vidi video di Griffing del capobastone. Da lì in poi credo che la storia la conosciate già. È stato bello, su suggerimento di amici, aprire una rubrica dedicata a questa mia passione. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Per ora in questa partita sono in testa, è da un po' che non gioco a questo gioco e non sono mai stato un campione. Ma gli sto comunque rompendo il culo. Devo dire che gli FPS roguelike sono stati utili, ci ho ripreso la mano subito. Vi invito tutti a provare questo titolo e ad incrementarne la base di giocatori, visto che i server non sono mai pieni come dovrebbero essere e mi sto un po' rompendo le palle di giocare solo alla modalità ruba bandiera che sembra essere la moda del momento. Finiamo in bellezza. Fuori 1. 2. 2 senza 3. E il quarto viene da 6, vittoria.
nonostante la mia nabbaggine, ho vinto con 18 uccisioni e 6 morti. Ragazzi, voglio sfidarvi tutti. Quindi, dall'alto dei miei miseri 500 iscritti, vi ordino di scaricare Red Eclipse e venirmi a trovare in partita. Arrivederci alla prossima.